E Radio Radicale, siamo con l'ex ministro del lavoro Andrea Orlando il giorno dell'affossamento del salario minimo. Allora, voi avete duramente contestato questa delega, lo avete fatto con toni molto forti tra ieri e oggi. Lei ha fatto anche un bell'intervento. Allora, com'è andata? Ma è andata che il governo, la maggioranza, non si sono assunti la responsabilità di bocciare la nostra proposta e l'hanno svuotata presentando una delega che affida al governo il compito di affrontare il tema dei salari, senza però accettare il principio del salario minimo. Quindi una delega generica che espropria il Parlamento delle proprie funzioni, che offende l'opposizione e soprattutto che non produce effetti. Perché per produrre effetti dovranno essere emessi dei decreti, ma il mandato dato al governo non sarà quello di poter incidere definendo un minimo salariale fissato per legge. E quindi uno schiaffo al Parlamento, all'opposizione, ai lavoratori, uno schiaffo anche abbastanza gratuito, perché se ci pensiamo un salario minimo esiste in tutti i paesi europei, anche quelli guidati da partiti conservatori. Quindi si tratta veramente di una posizione di retroguardia del governo italiano. Vuole fare una riflessione sull'eterogenesi dei fini. Voi avevate presentato una cosa, è diventata quasi l'esatto opposto. Diventato l'esatto opposto, tra l'altro con un paradosso che io ho segnalato ieri, che chi si è opposto al salario minimo ha sempre sostenuto, seguendo una scuola che peraltro è quella maggioritaria al CNEL, che la legge non dovesse intervenire nella negoziazione. Il paradosso è che il mandato che viene dato al governo consentirà anche di riscrivere il sistema delle relazioni industriali nel nostro paese, cioè di definire chi sono i soggetti abilitati alla contrattazione e di farlo in modo assolutamente unilaterale, senza che ci fosse un accordo appunto tra le parti sociali su questo tema. Quindi, come dire, non solo ha prodotto il contrario, ma ha prodotto un metodo che va contro quelli che in ragione del metodo ne erano contrari al salario minimo. È un risultato davvero di portata, enorme se la delega verrà esercitata in un certo modo. Pensate di rivolgervi al Presidente della Repubblica perché credo un episodio del genere, non so, non mi ricordo che di solito si facevano decadere le proposte di legge delle opposizioni, stavolta diciamo c'è stata proprio una trasformazione. Ma intanto credo che vada investito il Presidente della Camera, perché la prima autorità che è chiamata a vigilare sul rispetto del ruolo dell'opposizione è il Presidente della Camera. Poi vedremo. Comunque, al di là delle procedure e della battaglia parlamentare, il tema vero resterà nel Paese, perché quando in un Paese, in 2 anni, i generi di largo consumo crescono del 22%, ma i salari rimangono a 6,50 euro in molti comparti l'ora, beh, vuol dire che queste persone che percepiscono questi salari hanno perso quasi 2 mensilità nell'arco di 2 anni. Questo è un dato che spingerà comunque questo tema e noi dovremmo saperlo interpretare, dato che il governo ci rinuncia ed è anche politicamente molto sorprendente perché avrebbero potuto anche, come dire, controproporre qualcosa, magari meno impegnativo, ma svuotare completamente l'iniziativa politica delle opposizioni e assumersi la responsabilità di fronte al Paese di non dare una risposta sul tema del lavoro povero e più in generale del lavoro, e della crisi salariale è una mossa, io credo, politicamente molto miope, anche se ci mettiamo dal punto di vista della maggioranza. L'ultima domanda, oggi la Meloni in un'intervista ha detto hanno criticato la nostra azione, però i sindacati accettano contratti con 5 euro. Ma questa invece è proprio malafede totale, perché i sindacati accettano quei contratti perché in alcuni comparti sono molto deboli ed è la ragione per cui serve un salario minimo, cioè proprio perché la contrattazione si è molto indebolita. Peraltro lei è la stessa che sosteneva che non serviva un salario minimo perché c'era già la contrattazione. Allora, delle due una, o la contrattazione funziona e non serve il salario minimo, o la contrattazione, come in questi casi, non funziona e serve qualcosa che la rafforzi e chiaramente è l'unico strumento che per ora è stato inventato negli ordinamenti è il salario minimo. Grazie all'ex ministro del lavoro Andrea Orlando.